Professore, oggi c'è un saggio lezione qui alla Scuola Media di Racalmuto dal titolo Ad ogni epoca il suo stile. Ecco, di cosa si tratta nel particolare? Si tratta di un saggio che si pone a conclusione di un percorso didattico nel quale si è voluto affrontare, oltre allo studio della musica, anche la diciamo, contestualizzazione del brano nel contesto storico e anche insomma, i ragazzi hanno potuto approfondire anche aspetti relativi all'autore, al genere, allo stile. Ecco perché abbiamo voluto dare questo titolo ad ogni epoca il suo stile, perché si va da composizioni appartenenti al barocco fino ad arrivare alla musica romantica e alla musica pop, con qualche accenno anche a brani blues, chiaramente tratti da letteratura per la gioventù. In seno a questo programma voglio ricordare che saranno eseguite alcune delle variazioni di un compositore racalmutese, il maestro Domenico Mannella. Il Racalmuto è stato ed è ancora un vivaio ottimale per la musica, ha tradizioni vastissime, plurisecolari. La nostra tradizione ufficialmente risale già al 1880, l'anno di inaugurazione del nostro teatro. Allora funzionava già una banda musicale finanziata, organizzata dal nostro comune. In seguito sono venuti fuori due grandissimi artisti nel campo musicale, due grandissimi tenori, Salvatore Puma e Infantino. In seguito la passione musicale si è diffusa completamente in tutti gli stati sociali, e da lì sono venuti fuori, come diceva poco fa, ecco, varie figure professionali che hanno abbracciato questo campo come una professione per l'intera vita. La musica oggi a Racalmuto. La musica oggi a Racalmuto abbraccia vari campi, tutti i generi musicali, e vista questa ormai tradizione che c'è anche nella scuola ufficiale, nella scuola di Stato, o l'indirizzo musicale a Racalmuto, sarebbe opportuno, ecco, pensavo, dare un punto di riferimento all'interno del nostro comune a questi ragazzi che escono. Come? L'istituzione di una scuola musicale del nostro comune. Ecco, di questo corso cosa hai apprezzato, cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto di più eseguire pezzi, anche che la professoressa ci ha aiutato molto, tutto qui. Anche un modo nuovo per conoscere la musica e il suo tempo. Sì, in pratica è come i bambini di prima, l'approccio con la prima elementare, con i numeri, con le lettere. E noi ringraziamo anche la professoressa che è stata molto brava, e se oggi possiamo suonare tanti pezzi cioè, fatti bene per merito suo. A me ha interessato molto il genere blues, perché ho imparato a improvvisare su uno schema già dato. Il blues infatti raccoglie tutte le culture afroamericane ed europee e si sviluppa nel corso del XX secolo. Bene, con la musica di questo ultimo servizio si conclude questa edizione serale del nostro telegiornale. Io vi saluto, grazie a tutti voi per averci seguito e vi lascio naturalmente ai nostri programmi. A domani.